quasi un secolo e mezzo, e fu la prima scuola rurale, diciamo, nei paesi, nei piccoli paesi come Onna. E fu tutto merito di un sacerdote di Lucoli, Don Geremia Properzi, che era un importante teologo. E dicevo, furono portate qui a Onna da questo sacerdote, che era un teologo e un grande predicatore, che conobbe queste suore a Sestri Levante. Quindi immaginatevi, allora le distanze non sono quelle di oggi, quindi erano lontanissime. Vennero col treno, arrivarono qui nel 2 febbraio del 1883. E da allora sono rimaste sempre qui, hanno educato e cresciuto tutti gli onnesi da quel periodo fino a oggi, perché l'asilo è ancora aperto, adesso sta in una struttura diversa, ricostruita dalla Protezione Civile dopo il terremoto, grazie anche ai fondi raccolti da Porta a Porta, da Bruno Vespa, che venne qua ed è anche venuto poi successivamente. Suor Giuseppina è rimasta nel cuore, ed è nel cuore di tutti noi, perché nonostante avesse un'età in cui uno bisognerebbe magari mettersi a riposo, no? Oppure pensare ad altro, invece no, lei è rimasta qui. Grazie a lei e a Suor Pia, che è qui con noi questa sera, grazie a loro se l'asilo è ancora aperto, e speriamo che lo resti anche in futuro. Io vorrei invitare Margherita innanzitutto, perché, come dire, ricominciamo, no? Poi ci ha raggiunto Don Cesare. Suor Cesare ancora deve venire. Don Cesare naturalmente non solo ha conosciuto molto bene Suor Giuseppina, ma ha anche collaborato con lei, perché poi le suore a Onna hanno una funzione che è anche quella di stare vicino al sacerdote, di pulire la chiesa, di sistemare la chiesa, di preparare tutto quello che serve per la liturgia. Allora, Margherita, dai, in due minuti facciamo una cosa. A me la cosa che preme dirvi è che tutti noi sappiamo quale sia l'importanza di avere i religiosi presenti sul territorio. Sono delle figure particolarmente importanti per la crescita della comunità. E l'augurio che io mi faccio e che faccio a questa comunità di Onna è che l'asilo di Onna, che oggi conta più di 40 bambini frequentanti e già tantissimi iscritti, oltre 50 per l'anno prossimo, possa rimanere in piedi e assicurare un'educazione alle nuove generazioni, perché non vorrei che la perdita purtroppo della nostra Suor Giuseppina possa indurre a delle decisioni che potrebbero essere, diciamo, un po' catastrofiche, cioè subito forse non ce ne accorgeremmo di quello della perdita, ma con il passare del tempo capiremmo che grave perdita potremmo avere se le suore dovessero per qualunque motivo lasciare il paese. Abbiamo tante situazioni di paesi accanto a noi che non hanno più queste risorse, diciamo, e ci invidiano questa nostra realtà, che è una realtà che è presente non solo nell'educazione dei bambini, ma è una realtà che sentiamo vicino anche alle famiglie. Spesso le famiglie hanno una forma di confidenza, di aiuto reciproco con le istituzioni religiose. E io mi auguro che Suor Pia abbia la forza e la caparbietà di farsi ascoltare e di stare vicino a noi ancora per tanto tempo, insieme all'altra consorella, di cui non ricordo il nome perché da poco è venuta qui a Onna. Minda. Oh, ok. Grazie, e speriamo di passare ancora tanti anni insieme. Adesso Antonella ci leggerà un testo del dottor Gabriele De Gata, che è stato letto anche diciamo nel giorno del funerale. Poi vedremo il filmato e poi chiederò a Don Cesare un momento di preghiera in ricordo di Suor Giuseppina.
Desidero ricordare con immenso affetto e gratitudine Suor Giuseppina, la religiosa che ha speso gran parte della sua vita qui a Onna, nell'istituto in cui ha ricoperto la carica di superiora. Suor Giuseppina è stata l'anima della comunità ed anche del nostro paese. Io voglio ricordarla come una religiosa umile e di grande spiritualità, una donna di preghiera che proprio dalla preghiera traeva la forza di compiere il suo quotidiano servizio. Non potremo mai dimenticare la dedizione con la quale attendeva le cure dell'asilo e dei bambini che le erano affidati. Non potremo mai dimenticare l'attenzione che sapeva avere per ciascuno di noi, la parola buona e soprattutto che aveva per tutti noi, anche nelle circostanze più critiche della nostra vita. Suor Giuseppina ha saputo tenere alto il nome del suo istituto, cui ha fatto davvero onore, rivelandoci, ed ora possiamo dire come un'autentica testimonia di Cristo suo sposo. La carità è stato il suo distintivo, la bontà materna la sua forza di penetrazione nel cuore di tutti e soprattutto dei bambini. La sua fede ci è stata di grande esempio, il suo sorriso ha saputo avvicinarci con naturalezza estrema, la sua umiltà l'ha resa simpatica ed insostituibile. Carissima Suor Giuseppina, in lacrime, ma nella certezza che il tuo sposo Gesù già ti abbia accolto tra le sue braccia, noi ti diciamo grazie dal profondo del cuore per tutto ciò che hai saputo e voluto fare per noi. Grazie di averci donato il tuo cuore grande. Grazie di essere stata un po' la madre di tutti, la presenza indispensabile per ciascuno di noi. Vogliamo allora qui ripeterti quello che forse non ti abbiamo mai detto abbastanza. Ti vogliamo bene, un bene che è solo la minima parte di quello che tu hai voluto a noi. Ed è in forza di questo bene reciproco allora che ti impegniamo formalmente ad aiutarci anche per il futuro, dal cielo dove adesso sei. Onna ancora ha bisogno di te, non ci abbandonare. Allora, abbiamo voluto fare questa cosa questa sera perché domani e dopodomani qui a Onna è festa, le feste patronali, domani dedicata a Sant'Antonio Abate e domenica dedicata alla Madonna delle Grazie. E quindi vuole essere anche un omaggio a Suor Giuseppina che in queste occasioni lei era sempre presente, sempre attiva, sempre collaborativa. E come dire, anche se in maniera virtuale, vorremmo che lei, insomma, fosse con noi anche in questi giorni.